Le quartiere, la cosa più bella perché si manà. Facciamo. Allora. Lei conosce Federico TV? Chi sarebbe? Siamo una web TV universitaria che adesso sta collaborando con dei ragazzi della seconda municipalità, socialmente pericolosi si chiamano. Pericolosi. Secondo lei è un progetto che può funzionare per riqualificare i quartieri? Io penso di sì, perché ci vuole la buona volontà. Se c'è la buona volontà, cioè, si può fare tutto. Se poi la buona volontà e vogliono diventare quelle che sono, rimangono fra di loro. Io auguro che ci riuscirete. Ve lo dico con tutto il cuore, perché io sono nata sui quartieri e voglio i quartieri che si riaminano, non che diventa un decreto che se ne scende. La cosa più bella è che noi dobbiamo amare e dobbiamo volere bene. Quindi è una cosa che deve partire per primi dai cittadini. Ma poi dopo ci fate vedere, no? Perché quando mi hanno intervistato, però non mi vedo mai. Certo, gli facciamo vedere. Grazie. Federico TV. Ok. Grazie. A voi. Conosci Federico TV? No. Federico Bebù. Federico TV. TV, no. Tu? No. Federico TV è una web TV universitaria che adesso è diventata web TV della legalità. È fatta da studenti universitari e adesso stiamo collaborando con dei ragazzi dei quartieri. Che cosa ne pensate di questa collaborazione? È una bella cosa, è una bella cosa. Una bella iniziativa. Secondo voi è una buona idea mettere in contatto due realtà diverse? Sì, può darsi che il quartiere cambia e diventiamo però tutti quanti un po' più sistemati, un po' più, ci vuole un po' di calma ai quartieri. E tu che ne pensi? La stessa cosa sua, identica. Vi piacerebbe partecipare in futuro a progetti simili? Come? Sì, sì, certo, ci farebbe piacere. Sì, 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 ci farebbe piacere. Secondo lei una riqualificazione dei quartieri spagnoli è possibile? Penso proprio di no, perché non c'è la volontà. E la volontà secondo lei manca da parte di chi amministra la città o da parte degli abitanti stessi dei quartieri? 50-50. Ok, è stato molto chiaro, grazie mille. Salve. Salve. Lei conosce Federico TV? No. Siamo la web TV della Federico II e stiamo collaborando con dei ragazzi della seconda municipalità che fanno parte del progetto Socialmente Pericolosi. Vogliamo sapere dagli abitanti dei quartieri, secondo lei c'è una possibilità di poter riqualificare i quartieri? Sì, sì. E secondo lei questa, diciamo, possibilità deve prima venire dal comune o dai cittadini stessi, questa volontà di voler riportare i quartieri magari ad uno splendore ormai andato perso? Secondo lei, per l'appunto, la volontà da chi deve esserci per prima? Da entrambe le parti, un po' più dal comune però. Conosci Federico TV? No. Siamo una web TV universitaria per gli studenti di Napoli e in questo periodo stiamo collaborando con i ragazzi dell'Associazione dei quartieri spagnoli socialmente pericolosi. Ah no, lo conosco questo film, che lo fanno i miei amici. Perfetto. Cosa ne pensi di questo progetto di riqualificazione sociale? Secondo te come può essere utile una web TV in questa situazione? No, su questo non ve lo so dire, però l'idea del socialmente pericoloso mi piace. Sì, ma una web TV secondo te può servire come mezzo di denuncia oppure per dare voce a chi non ha voce oggi nella città di Napoli? Sì, può essere molto utile, sì. Grazie. Questo è un progetto che quindi mette in contatto ragazzi di varie parti diverse di Napoli. Secondo lei è un progetto che può avere successo per la riqualificazione dei quartieri, può avere può avere effetti positivi? Non credo. Perché? Siamo rovinati qua. Qua ci sono realtà comunque non tutte uguali, cioè non è che il quartiere spagnolo perché è indicato come quartiere difficile, ci sono situazioni difficili, però sono anche situazioni come in tanti altri quartieri dove sono persone normalissime, persone che studiano, persone che lavorano, persone che hanno un'attività, imprenditori, commercianti. Quindi diciamo il progetto rivolto ad una comunità presa nel suo insieme secondo me non vuol dire niente, cioè andiamo a vedere dove sono le sacche di povertà, di disagio. Secondo lei una riqualificazione dei quartieri spagnoli è possibile? Io penso di no. No? Perché? Perché non la vedi giusto questa cosa.
può spiegare meglio perché secondo lei non è giusta? È perché siamo sui quartieri spagnoli. Quindi è una caratteristica, le caratteristiche vanno mantenute tali. Ah, ok, grazie mille. Quindi secondo lei i cittadini dovrebbero contribuire economicamente oppure solo il comune dovrebbe fare qualcosa? I cittadini il 10%. E ha pure ragione lei. Qualcuno c'ha i soldi, ma i soldi chi ce li ha? Quasi nessuno. Chi ce li mette? Cioè, ma noi più che emarginati non siamo seguiti in quelli che sono i problemi nostri. Cioè, se pensate che via Roma a un certo punto alle 9:30 di sera diventa la strada di nessuno, cioè la gente fa di tutto a via Roma e non ci stanno controllo. Lei crede in questo progetto oppure è, diciamo, una mission impossible? Io credo che sia troppo tardi, non c'è il substrato culturale per accettare certe cose. Ci dica lei qualcosa di bello dei quartieri spagnoli che la televisione oggi non dice. Per me i quartieri sono tutti belli, cioè sto da 40 anni qua e è un posto meraviglioso, il più bello di Napoli, secondo me. E facciamo tante iniziative in questo negozio proprio perché il quartiere ce l'ha permesso di fare e in tante occasioni sono molto partecipi tutti quanti. E questa per me è una cosa bella. Molte persone del quartiere invece erano insoddisfatte delle cose, di come vanno le cose qui. Lei invece sembra avere molta più speranza e molto più ottimismo. Io sono sempre stato ottimista di questo quartiere in quanto, le ripeto, sto da 40 anni e facciamo tante cose e stiamo benissimo, non ho niente da dire in contrario. Se vedete il nostro sito che teniamo, vi rendete conto di quello che facciamo e come stiamo nel quartiere. Beh, una cosa eccezionale. Grazie. Niente.